C'è chi l'America, qualche volta, l'ha già trovata a casa sua e non ha nessuna intenzione di prendere il mare per raggiungerla, se non per curiosità. È una Cuba diversa, quella raccontata da Simone Rapisarda Casanova, regista di origine siciliana trapiantato da qualche anno in Canada, nel suo L'albero delle fragole, presentato in concorso al Los Angeles Film Festival. La Cuba del piccolo villaggio di pescatori di Juan Antonio, che non sogna né le stelle né le strisce. Ho sempre avuto paura a scriverlo, per non ucciderlo, per non congelarlo. Allora è stato difficile ottenere fondi all'inizio perché non, la gente mi diceva ma devi scrivere qualcosa, io no, non voglio scrivere. Un lavoro che il regista ha portato avanti per circa 20 anni e che negli ultimi mesi è stato selezionato dai maggiori festival indipendenti del mondo, da Locarno a Miami fino appunto a Los Angeles, che ha accolto questa fotografia di Cuba così personale che ha rischiato di non essere mai tradotta in pratica. E non solo perché Juan Antonio è stato spazzato via da un uragano poche settimane dopo le riprese. Queste persone avrebbero, nel posto dove vivono, avrebbero la possibilità di andarsene quando vogliono, non sono controllati, cioè non c'è una stazione di polizia lì, vivono proprio sulla costa nord vicino alla Florida. E da uomo del sud, lo sguardo di Simone è quello di chi cerca sempre la dignità delle persone e la trova nelle immagini quotidiane di persone che guardano, immaginano, sperano, ma non fuggono. Molti di loro hanno diplomi universitari, lauree, hanno questa curiosità dei paesi stranieri, è molto difficile per loro andarsene per tanti motivi, insomma anche per quelli economici. Con i loro risparmi, i loro risparmi di un anno o di una vita non durerebbero un giorno altrove. Quindi.